Eccoci di nuovo nella cucina della redazione di Cook. Oggi prepareremo una ricetta speciale, il ciambellone di casa di Antonella Clerici. La ricetta ci è stata data direttamente da Antonella, che ci assicura essere semplicissima, per cui mettiamoci subito all'opera. Allora, iniziamo con gli ingredienti umidi, per cui prendiamo le uova. Gli ingredienti sono 230 g di zucchero semolato, 250 g di farina 00, 3 uova, 130 g di olio di mais, 80 g di acqua, 50 g di rum, una bustina di lievito per dolci, 50 g di gocce di cioccolato o scaglie, burro quanto basta. Prendiamo 3 uova e le mescoliamo allo zucchero. Allora, la ricetta recita che bisogna montarle energicamente, io sto già faticando, finché appunto tutto il composto non risulti spumoso e bianco. Allora, io a un certo punto adesso chiederò aiuto dal backstage, perché forse una frusta elettrica potrebbe essermi utile in questa situazione. Me la date per favore, non ce la faccio più. Uniamo gli altri ingredienti umidi. Inizio dal rum. Adesso aggiungiamo l'acqua. In questa ricetta utilizziamo olio di mais, ma voi potete utilizzare anche un olio che avete in casa, di semi, va benissimo. Allora, qua continuiamo a mescolare un pochino in modo da amalgamare l'olio al resto degli ingredienti. E adesso passiamo agli ingredienti secchi. Per rendere spumosa questa ricetta è importantissimo setacciare la farina. Come già vi ho detto, questa ricetta ci è stata data da Antonella Clerici per Cook, per cui insomma potremmo fare colazione un po' come forse Antonella Clerici a volte fa colazione in questo modo. Ok, allora io direi che la consistenza è perfetta. Ora prendo lo stampo e lo imburriamo. Il forno lo accendiamo. Adesso il forno lo accendiamo, se no la torta non si cuoce. Forno statico, 180 gradi, e la torta la lasceremo per 40 minuti. Allora, quindi dicevamo, imburriamo lo stampo e ora passiamo ancora un po' di farina. Quindi stampo pronto e adesso mettiamo l'impasto. Ora siamo pronti per infornare. La lasciamo qui dentro per 40-45 minuti circa. Siamo pronti a sformare il ciambellone. Speriamo che si stacchi. Eccolo. Bellissimo. E lo andiamo a sistemare su un'alzatina. E lo terminiamo con qualche goccia di cioccolato o scaglia. Antonella, speriamo di aver fatto onore alla tua ricetta e adesso l'assaggiamo anche.